Sono Gloria Incorvaia e sono un avvocato. Perché questa rubrica? Presto detto, per farti comprendere in maniera semplice ed immediata il linguaggio giuridico, spesso incomprensibile, o ancora meglio fatti giudiziari che potrebbero accadere anche a te. Ti sei mai trovato nel bel mezzo di una rissa? E magari senza che tu c'entrassi nulla? Quindi ipotizziamo che tu una sera ti trovi insieme ad alcuni tuoi amici in un pub. All'improvviso uno di loro viene spinto da alcuni ragazzi che non conosci. Quindi il tuo amico a sua volta gli dà uno spintone e da lì partono calci e pugni. Tu provi quindi a separare i litiganti, ma senza che te ne accorgi ti ritrovi in mezzo ad una rissa a tutti gli effetti tra gente che neanche conosci. E per difenderti da quei calci, da quei pugni, quindi ti trovi anche costretto a usare la forza, a colpire quei perfetti sconosciuti. Intanto, cosa succede? Succede che a sedare la rissa intervengono le autorità, quindi carabinieri, polizia, che ristabiliscono la calma e iniziano a chiedere le generalità di tutte le persone presenti. Ebbene sì, si tratta di una vera e propria rissa. E le risse, sapete, hanno sempre delle conseguenze. Ma in una rissa, cosa si rischia dal punto di vista giuridico? Questa è una domanda che in tanti si fanno. È come dimostrare che nella rissa non hai avuto alcun ruolo attivo, ma che hai cercato solo di difenderti, quindi di difendere te stesso o magari difendere anche un tuo amico. Ma come ti puoi difendere da una ingiusta accusa? È come dimostrare che sei innocente. Bene, che sia chiaro. Nel momento in cui i carabinieri o la polizia giunti sul posto per sedare la rissa ti chiedono le generalità, devi sapere che non puoi assolutamente rifiutarti, perché rischieresti di commettere il reato di rifiuto di indicazione sulla propria identità personale. Ma non solo. Se lo ritengono necessario, opportuno, le forze dell'ordine potrebbero anche chiederti informazioni utili sui, ad esempio, nominativi delle persone che erano presenti, ma che sono scappate, ad esempio, all'arrivo di carabinieri e polizia. Può succedere. Attenzione però, queste dichiarazioni non possono essere usate contro di te. Quindi ti chiederai, e adesso, ad esempio, cosa faccio? Cosa faccio a questo punto? L'unica cosa da fare e aspettare. Che cosa? Aspettare che ti venga fatta qualche comunicazione dalla Procura della Repubblica. Questo è l'importante. O un invito, ad esempio, dalle forze intervenute per notificarti il verbale di identificazione. E quindi, se viene a conoscenza del fatto che sei stato indagato per rissa, allora dovrai nominare un avvocato, mi raccomando, per realizzare una strategia difensiva. Magari per dimostrare la tua innocenza, potrai avvalerti ad esempio del referto del pronto soccorso dove ti sei dovuto recare a causa delle ferite che ti sono state causate, ovviamente dall'aggressione subita. Oppure ad esempio potrai citare dei testimoni per dimostrare che ti sei solo difeso da quell'aggressione e quindi che hai agito solo per legittima difesa, in caso di estrema necessità per difenderti ovviamente in un'azione imprevedibile e sproporzionata, proprio come la sentenza di Cassazione stabilisce. Quindi, è chiaro, la rissa costituisce il reato a tutti gli effetti. Quindi per la legge una rissa è un reato a tutti gli effetti. Il codice penale quindi stabilisce che chiunque partecipi ad una rissa, quindi ci rifacciamo direttamente all'articolo 588 del codice penale, è punito con una multa fino a 2.000 euro. E se nella rissa qualcuno resta, ad esempio, ucciso o riporta delle lesioni personali, la pena per il solo fatto di avere partecipato alla rissa è la reclusione addirittura da 6 mesi a 6 anni. Sia chiaro che anche il solo fatto di prendere parte ad una zuffa, quindi ad una rissa,
Dove sono coinvolte più persone è sufficiente a far scattare il reato di rissa, anche se nessuno dei partecipanti dovesse riportare ad esempio delle conseguenze fisiche. Ma ti chiederai a questo punto, ma in quante persone si deve essere per poter parlare di rissa? Quindi per poter utilizzare questo termine? Ebbene, almeno tre. Quindi tre soggetti o più, che hanno agito però con il proposito di farsi del male reciprocamente. Cosa vuol dire? Ebbene, vuol dire che per rispondere del reato di rissa serve l'intenzione di fare del male e di ferire gli altri, ovviamente. Quindi, ad esempio, se due persone vengono alle mani, quindi si prendono a botte, si rientra nel reato di lesioni personali. Da tre persone o più si parla invece di rissa. Quindi tu a questo punto potresti dire, ma io non ho fatto niente, quindi mi sono solo trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Oppure ad esempio io mi sono solo difeso, oppure volevo difendere un mio amico. Ci sta. Però in generale tutti coloro, attenzione, tutti coloro che partecipano ad una rissa commettono reato. Ma una sentenza però della Cassazione del 2015 stabilisce che il reato di rissa non si realizza nel caso in cui uno dei gruppi in conflitto si limiti a resistere all'aggressione o ad assumere un atteggiamento di difesa di tipo passivo però. Pertanto, quando in particolare un gruppo di persone assale ad esempio le altre e queste ultime si difendono, attenzione, non è ravvisabile il delitto di rissa, né a carico degli aggrediti né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi. Tutto chiaro? Spero di esserti stata utile, quindi se vuoi raccontarmi del tuo caso giudiziario, scrivimi nella mail in sovraimpressione e sarò pronta ad aiutarti, ad ascoltarti in completo anonimato o magari rispondendoti attraverso questa rubrica, perché ipso iure è dalla tua parte.